right. Yes. Yeah. We have today in Paris the launch of the EFE community, with also the award ceremony and also the book, and also the website was launched. And I'm really happy that the Italia Festival was really a very strong partner in the project and made the project, like, as you can see, a success. And so it was really helpful, all the efforts the Italia Festival was doing to bring us to this point. Di qualità, cioè immaginare il festival italiano come uno degli elementi non ripetitivi e non che non è possibile tra l'altro copiare. È stato chiesto quali sono i fattori attraverso i quali voi festival riuscite a mantenere alto il livello delle presenze e perché siete riusciti a implementare soprattutto in alcuni territori la presenza turistica. Tre elementi. Il commitment artistico, cioè la capacità di mantenere un'alta qualità artistica, pur essendo ridotti i soldi pubblici, così ce lo diciamo, ma con la capacità di aggiornare l'offerta culturale. Il secondo, sviluppare una community nel territorio. Terzo elemento, l'engagement internazionale. Cioè noi non possiamo immaginare di fare festival, di fare offerta culturale e fare da attrattori turistici senza una propensione, un impegno verso l'estero. Il paese col maggior numero di candidature è l'Italia. E parliamo di festival che vanno non solo di spettacolo dal vivo, quindi teatro, musica, danza, ma anche di festival tematici, letteratura, tantissimo, festival di filosofia, festival di cultura. Thank you.
Thank you, Darko. Well, there might be some extra work for you looking at the result of the election for the vice presidencies, as we have two new vice presidencies. The first one is Paul Dujardin. And the second one, Herman Schnitzer. Grande Herman. Cazzo, abbiamo fatto grandi. Francesco Maria Perotta. Il vero padrone di casa oggi, Francesco Perrotta, che è il presidente di Italia Festival. Italia Festival è l'hub italiano, il punto di riferimento, il nodo italiano dell'EFA, l'associazione dei festival europei. Come voi che siete qui ovviamente sapete, siamo qui appunto per raccontare non solo che cosa fa Italia Festival in generale, ma anche cosa ha fatto Italia Festival come rappresentante italiano dell'EFA. Ora, il motivo per il quale oggi siamo qui è sostanzialmente per celebrare i 79 festival che stanno passando nel video. 79 festival, dicevo, hanno ricevuto il marchio di qualità europea all'interno del nostro paese.